E noi riprendiamo il percorso ora lungo la strada del vino Terre di Arezzo. Arriviamo a San Leolino, a Bucine, e parliamo oggi dell'azienda agricola Il Leccio. Lo facciamo con Alberto Fabbri, benvenuto. Sì, salve. Il Leccio, intanto tenuta il Leccio. È una piccola azienda agricola situata qui in provincia di Arezzo, nel comune di Bucine, a San Leolino per la precisione, un piccolo paesino in un promontorio collinare. Siamo all'incirca a 400 metri, il paese, la piccola azienda si estende dai 300 ai 600 metri di altitudine. Intanto il luogo, la Val d'Ambra, è già una zona molto, sì, molto bella. Sì, sì. L'azienda è condotta anche da un giovane proprietario. Questo, grazie. Sì, sì. Sì, essendo una piccola proprietà di famiglia, non enorme, sono io che gestisco per la maggior parte ogni singolo evento tecnico e di trasformazione all'interno dell'agricoltura e della cantina. Questo è un settore che attrae sempre più giovani. Per fortuna sì, devo dire che c'è un sacco di stimolo, perché per come vanno le cose in questi anni è logico che la natura riserva un momento di pace, anche se con dei rischi di investimento e degli orari, ahimè, molto aggressivi, diciamo, rispetto alle proposte che stanno facendo al governo di ridurre le ore e i giorni lavorativi. Lì non ci sono, non è il vostro settore. Non ci sono, no, devo dire no. Certo, parliamo intanto dei prodotti della tenuta Il Leccio. Sì, noi abbiamo come etichetta di punta questo, ora l'ho spostato, scusate, è un Sangiovese in purezza. Questa è l'annata 2019, le annate nei vini cosiddetti cru, o gli edit, perché è una selezione di solo alcuni filai di una piccolissima parcella di Sangiovese. Le annate dettano tanto, perché in base alla piovosità, al periodo di germogliazione, a tutte le varie temperature, escursioni termiche, creano, come dicono gli intenditori, il bouquet, la tessitura e la trama di questo prodotto, e il suo obiettivo è ingannare il tempo, è tutto qua. Fate solo rosso? Attualmente sì, è stato impiantato nel 2020 una piccolissima vigna, l'anno scorso doveva essere il primo test per capire questi grappoli in che direzione erano andati, ma purtroppo una grandinata nel giorno di Ferragosto ha praticamente distrutto tutto, creando dei danni che si stanno ripercuotendo anche adesso nelle potature. Attualmente si sta notando che ci sono delle ferite importanti nei germogli che dovevano creare quest'annata, e idem per gli olivi. Il danno più grosso presumo che sia stato fatto agli olivi, che nonostante tutto ha permesso la stagione olearia 22-23 di portare a termine una qualità eccellente. Sì. Voi producete anche olio. Sì, l'olio. Olio che viene anche premiato. Sì, quest'anno ha vinto un piccolo concorso della Val d'Ambra, è risultato il miglior olio. Da non denigrare le dimensioni di questo concorso, perché in realtà ci sono molte aziende di elevata qualità e di gran gestione, ecco, quindi. Ma sarà stata anche un po' la fortuna, sarà stato anche un po' l'impegno e le attenzioni mirate alla coltivazione, ma soprattutto alla selezione delle migliori piante, dovuto a questa grandinata che noi siamo stati proprio nell'epicentro. E nonostante tutto, avendo tanti piccoli appezzamenti, sono riuscito a trovare le drupe giuste per fare qualcosa di notevole, che potesse insomma far capire che nella nostra piccola collina c'è il potenziale per fare dei grandissimi oli, che non sono dal punto di vista solo un accompagnamento culinario dei nostri piatti, ma un vero e proprio alimento funzionale. Questi sono oli che hanno performance
Di un certo livello, veramente. Ah. Sì. Lei prima accennava al cambiamento climatico, è senz'altro una delle problematiche che il settore vitivinicolo si trova a dover combattere. Beh, sì, le strategie sono alla base del percorso, perché ogni annata, come dicevo prima per il vino, detta delle basi e quindi ci dobbiamo muovere con delle strategie per interpretare al meglio tutte quelle novità, tutte quelle che ormai purtroppo non sono più una novità ma sono un dato di fatto. Vediamo su al nord Italia che stanno combattendo una grave siccità, qui da noi le problematiche per fortuna, essendo in una grande zona collinare proprio al centro tra i due mari italiani, fortunatamente abbiamo delle grandi escursioni termiche e riserve di umidità che difficilmente creano il vero e proprio stato d'allarme come è avvenuto nel 2017. Speriamo che quest'anno non si ripresenti questa problematica. Attualmente ci sono presupposti per un'altra ottima annata, perché quando doveva piovere è piovuto. Attualmente il freddo è stato un po' poco, il freddo è importante per l'apparato radicale, quando le piante non vegetano nell'apparato aereo stanno sviluppando l'apparato radicale. Le ore di freddo annuali sono importanti quanto i millimetri di piovosità per un prodotto di qualità sicuro e con un buon sistema immunitario, diciamo. Quindi vediamo. La siccità non è un problema, la vite come risponde a non è un problema, il problema c'è, ma ripeto, in questo territorio è meglio lamentarsi di altre problematiche, c'è anche di peggio. La vite comunque si comporta dignitosamente, perché ripeto, se l'impianto viene gestito nei primi 3 anni in maniera adeguata, di modo che l'apparato radicale si reca nelle zone dove innanzitutto ci vuole un buon progetto, io sono a favore del mantenimento del territorio e di tutte le nostre tradizioni e di tutti i cloni che emblematicamente manifestano le migliori prestazioni e performance della nostra zona. Però se in quel territorio, in quel tipo di terreno, con le temperature medie, la piovosità in un certo modo, granulometria eccetera, io mi ostino a mettere un vitigno, una pianta di olivo autoctona, ma il risultato non va incontro alle problematiche di cui abbiamo appena accennato, è inevitabile che il tutto venga messo in discussione e si possano impiantare anche cloni o piantagioni non perfettamente nel passato instaurate qua. Si sta modificando tutto e quindi dobbiamo essere pronti a cambiamenti, tant'è vero i migliori vini italiani sono creati da, come dicono, tagli bordolesi, senza andare nello specifico. Innovazione e sperimentazione deve fare parte di un'azienda naturalmente oggi. Ma inevitabilmente qualsiasi tipo di azienda oggi deve essere pronta alla sperimentazione, all'innovazione, a guardare il futuro, senza naturalmente ricordare da dove veniamo, quello è fondamentale. Radici sono importanti per le piante, certo, soprattutto per noi. E tutelando ovviamente il territorio, voi siete un'azienda biologica. Naturalmente, sì. Negli anni non avevo mai pensato di legarmi a nessuna associazione, poi chi mi segue dal punto di vista agronomico e legale mi ha dato il consiglio di fare questa conversione anche dal punto di vista legale. E ho chiesto se volevano fare dei rilevamenti, ho portato il perito nei vari luoghi e ha visto chi è nel mestiere, basta che vede le macchie, basta che veda insomma la biodiversità. Quindi, quella che era una metodologia avviata da sempre, adesso ha una certificazione. Sì, si presume di sì, nel futuro ci sarà anche la certificazione per chi ha bisogno di quella. Certo. Si può venire in azienda a fare degustazioni, certo, a conoscervi meglio? Con molto piacere, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di degustatore, sì, dall'appassionato a quello più attento. Ci sono delle giornate dedicate che pubblicizziamo nel mio comunicato, che potrebbe essere un Facebook o un Instagram. Sto creando un piccolo sito di presentazione e mi richiede tanto tempo, perché dato che c'è l'opportunità qui di mandare la penna al momento che serve a noi, cerco di fare per
per bene, ma il tempo è sempre poco. In campagna, come dicevo prima, ci sono un sacco di cose da fare. Cosa si fa in questo periodo? In questo periodo avviene la potatura e la concimazione dei campi, perlomeno per la maggior parte delle coltivazioni. Ecco, le potature vengono effettuate, perlomeno da parte mia, nei giorni di luna calante, perché la linfa ha una velocità minore, ha un percorso minore, quindi la pianta è più pronta ad avere, a risargire le ferite, e nei giorni di luna crescente si fanno le pulizie, si tolgono i sermenti che sono destinati alla facciamatura. Raramente, io quest'anno non ho acceso nemmeno un fuoco, ma non solo per il punto di vista di produzione di anidridi, okay, anche per il punto di vista perché il materiale appena potato è una riserva di concimazione e di protezione per le radici, quindi è quasi un controsenso. Sì, la cenere porta potassio, insomma ci sono tanti aspetti che sembra di fare le cose… Punti di vista però, insomma… Ma sì, dipende dal territorio anche, certo. Certo, grazie ad Alberto Fabri di essere stato con noi, grazie a voi e buon lavoro quindi. Altrettanto a voi, gentilissimi, ringrazio. Grazie, noi terminiamo il nostro appuntamento Spunti e Spuntini, che tornerà la prossima settimana, come sempre lunedì alle 13:15 e poi alle 19:00. Vi lascio con gli altri programmi e vi auguro un buon fine settimana.